Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altro tutorial di una skill che sto utilizzando tantissimo nell'ultimo periodo e che è di una facilità incredibile. Non ve la spoilerò, la andate poi a vedere dal titolo, vi aspettate chissà quale tutorial strano, ma vi assicuro che invece sarà tutto molto 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 facile. L'unica cosa che va masterato è il tempismo con il quale eseguire questa skill e come al solito ci trasferiremo a breve in game per vedere come si fa con pad da schermo, anche se in questo caso non è fondamentale. E in più vi porto come al solito delle clip registrate durante le mie live, quindi tra Weekend League e partite contro proprio, per vedere effettivamente come si comporta questa skill e qual è la sua utilità contro un avversario umano. Quindi cambio di scena al solito e ci ritroviamo in game. Udite, udite, la skill della quale io vi voglio andare a parlare oggi non è altro che la finta di tiro, quindi quadrato più X nel caso in cui tirate con quadrato. Nel caso in cui tirate con cerchio, cerchio più X la potete fare uguale perché comunque potete annullare anche il cross, insomma. Quindi direte, vabbè, regà, oggi Ribera si è svegliato così, ci vuole prendere in giro, ha scoperto l'acqua calda, ha portato il tutorial su come allacciarsi le scarpe. Invece no. Perché io vi voglio parlare di una variante della finta di tiro che prende il nome di One Touch, ossia la finta di tiro praticamente di prima, ancor prima che voi abbiate ricevuto il pallone. Quindi che co come si performa? Voi eseguite il passaggio, la palla sta arrivando, boom, finta di tiro di prima. Voi state portando palla, passate la palla lì, finta di tiro di prima. La genialata e l'utilità di questa cosa è che voi potete farla in qualsiasi direzione. Basta che guardate io come angolo la levetta, finta di tiro di prima. La voglio fare all'indietro, finta di tiro di prima. L'utilità, ovviamente, è sia magari in mezzo al campo, boom, così per prendere distanze da un eventuale marcatore e poter procedere con quella che è la nostra opzione offensiva. Ma l'utilità più grande è nell'andare a costruire un'azione, passare palla dentro, boom, finta di tiro di prima e orientare il giocatore immediatamente a quella che è la posizione di tiro. Dovete essere però molto, 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 molto precisi nell'andare a effettuare la finta prima che la palla effettivamente vi arrivi e a indirizzare bene la levetta. Raga, io vi assicuro che con questa skill, che è di una facilità incredibile, voi mettete in difficoltà anche i migliori giocatori del mondo, perché la fa con una rapidità tale, cambia la direzione e ha la palla con poi la possibilità di tirare, che è veramente devastante. Vedere per credere, perché sebbene appunto questo tutorial sia stato molto molto rapido in questa battuta qui in game, giusto per farvi vedere come fare, giusto la combo di levetta praticamente nel senso opposto a dove il giocatore è finta di tiro, vi faccio vedere in VL, ma soprattutto in partite contro pro, come worka questa skill e come vi permette di segnare con una banalità incredibile. Prima di lasciarvi alle clip, raga, vi ricordo di commentare, lasciare like e iscrivervi al canale, che stiamo crescendo bene, mi fa piacere. E nulla, vi lascio alle clip, vi saluto e vi aspetto, raga, ogni giorno, lo sapete, live sulla piattaforma Viola. Ciao ciao! Buono. Dai, però non può